Quella che andremo a vedere oggi è la cella elettrolitica in laboratorio di chimica. A livello industriale noi abbiamo tre tipi di celle. Abbiamo la cella elettrolitica a mercurio, la cella elettrolitica a diaframma e la cella elettrolitica a membrana. Qui vedremo un tipo di cella abbastanza semplice. Abbiamo messo noi in questi beaker che vedete alcune sostanze e verificheremo la loro conducibilità elettrica in soluzione. Qui abbiamo un fornitore di energia elettrica che sarebbe l'alimentatore, che la fornisce l'energia elettrica ma non la genera come la pila. Dopodiché qui abbiamo quattro beaker, uno dove c'è il cloruro di sodio, uno dove c'è il solfato di rame, qui però abbiamo messo cloruro di sodio solido, qui c'è il solfato di rame, qui c'è l'acqua distillata e qui c'è lo zucchero che è una sostanza organica apolare, mentre l'acqua è una molecola polare. Noi andremo ad osservare come si comportano le varie sostanze che abbiamo messo in soluzione. La reazione non è spontanea, quindi avremo energia elettrica fornita che si trasforma in energia chimica. Ma dove c'è conducibilità elettrica in soluzione, quindi ioni dissociati, siccome noi abbiamo messo due elettrodi per ogni beaker, ci sarà un orientamento di questi ioni, quindi dove c'è orientamento di ioni c'è conducibilità elettrica in soluzione e quindi l'energia chimica poi si ritrasformerà in energia elettrica e accenderà la lampadina. Quindi è un indicatore anche la linea. La lampadina ci indica se c'è conducibilità elettrica in soluzione. Se non si accende vuol dire che o la conducibilità elettrica è troppo bassa oppure non è inesistente. Ecco, una di queste due cose. Allora, possiamo passare adesso a osservare la fase sperimentale. Ho appena acceso l'alimentatore, però qui c'è un amperaggio basso. Nell'amperaggio basso, fino a che non arriviamo a 3,786 ampere, c'è l'elettrolisi dell'acqua e le altre elettrolisi non avvengono, ma appena superiamo i 3,76 ampere, l'elettrolisi dell'acqua cessa e incominciano ad avvenire le altre elettrolisi degli altri elettroliti che noi abbiamo disciolto in soluzione. Quindi per adesso non si accende nessuna lampadina. Continuiamo a dare corrente. Continuiamo a dare corrente e vediamo che, ecco, dando corrente, una lampadina si è già accesa. Questa è la lampadina del solfato di rame. Solfato di rame che è disciolto in soluzione sotto forma di ioni Cu++ SO4 meno. Poi i cationi sono quelli di segno positivo e sono attratti dal catodo e gli anioni dall'anodo, sono gli ioni di segno negativo. Al catodo avviene sempre la riduzione e all'anodo avviene sempre l'ossidazione. E quindi quella che vedremo in questa cella in cui c'è il solfato di rame sarà, osserveremo l'elettrodeposizione del rame che si riduce e va a Cu0. Quindi osserveremo l'elettrodeposizione del rame, c'è conducibilità elettrica in soluzione e ovviamente la lampadina si accende. Andiamo sul primo beaker. Sul primo beaker abbiamo messo del sale, comune sale da cucina solido, del comune sale solido da cucina. Però abbiamo visto che qui la lampadina non si accende. La lampadina non si accende. Evidentemente il sale da cucina solido non conduce corrente elettrica. Questa, diciamo, è la nostra conclusione. Proveremo adesso ad aggiungere dell'acqua e ad agitare un po'. Vediamo quello che succede.
Ecco, agitando, naturalmente l'NaCl si è dissociato in Na più e Cl meno, abbiamo avuto dissociazione e quindi ioni disciolti in soluzione che si sono orientati, alcuni i cationi li hanno più al catodo, gli anioni all'anodo, quindi movimento di ioni e di cariche elettriche, quindi conducibilità elettrica in soluzione, accensione della lampadina. Piano piano qui in questo becher vediamo che si forma una sostanza verde, quella sostanza verde è il cloro, piano piano si depositerà anche il sodio metallico, che non è come il sodio che metallico che noi abbiamo quando è conservato come minerale, che è esplosivo in acqua. Questo sodio è puro e quindi non genera esplosione con l'acqua. Il cloro prodotto per elettrolisi è quello stesso cloro che noi ritroviamo nelle piscine, che si usa anche nelle armi chimiche, lo stesso cloro è lo stesso cloro, né più e né meno. Quindi lo stesso cloro che si produce. Poi il cloro, piano piano, con il tempo, andrà via. Naturalmente, questo è possibile perché abbiamo detto perché a 3,86 A cessa l'elettrolisi dell'acqua. Ecco perché è possibile quest'altro tipo di elettrolisi e quest'altra elettrodeposizione del sodio e la produzione del gas cloro. Per fortuna che in natura l'acqua, la decomposizione dell'acqua non avviene spontaneamente, altrimenti non esisterebbe più la vita. Ecco, questa è un'altra cosa interessante che dobbiamo dire. E infatti l'elettrolisi quindi ha permesso di fare molti processi nel corso della storia per produrre sostanze pure. Ok, adesso andremo a vedere un'altra cosa. Andiamo a osservare l'acqua distillata. L'acqua distillata non fa accendere la lampadina. Sembrerebbe che non ci sia conducibilità elettrica in soluzione, ma in realtà altre volte, in altri esperimenti con dei tester, abbiamo verificato che c'è una bassa conducibilità elettrica in soluzione, non tale da accendere la lampadina. Allora noi proveremo adesso ad aggiungere dell'acido solforico e vediamo se l'acido solforico è in grado di cambiare le carte in tavola. Ecco, avete visto che si è accesa la lampadina, si è accesa. Ecco, adesso avrà bisogno di un po' di tempo. Ecco, si è accesa. Ecco, deve stabilizzarsi un po'. Ecco, e si è accesa. Ecco, abbiamo visto subito il lampeggiamento improvviso che ha provocato l'acido solforico, poi si deve stabilizzare la soluzione, adesso si è accesa la lampadina e si è accesa anche abbastanza bene. Adesso andremo ad osservare lo zucchero. L'acqua è una sostanza apolare e lo zucchero è una sostanza apolare e non conduce corrente elettrica, quindi non conduce corrente elettrica perché è una sostanza apolare. Proviamo invece ad aggiungere un po' di acido solforico. Ecco, la lampadina si è accesa. Sembra quasi una magia. La lampadina si è accesa. Non solo si è accesa la lampadina, ma si è verificato un altro fenomeno in soluzione. Noi abbiamo provocato la cosiddetta carbonizzazione dello zucchero e si è formato un precipitato nero, che è il carbonio, che è isolato dalle altre molecole d'acqua. Praticamente l'acido solforico cattura tutte le molecole di acqua e fa in modo che il carbonio resti isolato. E quindi questo precipitato nero è il carbonio, la carbonizzazione, un fenomeno che si chiama carbonizzazione dello zucchero. E quando certe volte lo facciamo nelle provette o nelle beute, viene fuori un altro fenomeno che si chiama serpente del faraone. Proprio c'è un attorcigliamento dello zucchero a forma di serpente, viene fuori il serpente del faraone. E quindi noi possiamo vedere un sacco di fenomeni veramente spettacolari in soluzione attraverso la conducibilità elettrica.